In questi ultimi anni lo sviluppo di nuovi farmaci per il diabete è stato veramente tumultuoso. E siamo passati da poche molecole, fino a pochi anni fa, 10-15 anni fa, che erano 3-4 molecole, non di più, la metformina, la carbosa, il pioglitazone, siamo passati alle attuali 21 molecole, con molti nuovi farmaci che si caratterizzano per alcune interessanti attività. Sono farmaci, sto parlando dei farmaci che agiscono sull'asse dell'incretina piuttosto che le ultimissime nate, le glifosine, sono farmaci che sono efficaci nella cura del diabete, sono farmaci sufficientemente sicuri e sono anche farmaci sufficientemente maneggevoli, al punto che possono essere con molta tranquillità possono essere utilizzati anche dai medici di medicina generale sul territorio. Quindi sono farmaci che nascono anche con caratteristiche di terapeutiche alla portata del medico di medicina generale. E non sto considerando le insuline, le molte insuline, sia quelle rapide sia quelle basali, che sono anch'esse molto maneggevoli e molto alla portata del medico di medicina generale. E dall'altra parte ci sono quindi queste novità terapeutiche, dall'altra parte ci sono le esigenze, le necessità del medico di medicina generale. Queste esigenze, queste emergenze sono una, la conosciamo benissimo, che è quella epidemiologica, perché il diabete sta diventando sempre più importante, sempre più frequente, e ogni medico di medicina generale comincia ad avere necessità di gestire fino a 120, 130, 150 pazienti diabetici tipo 2 nella sua popolazione di assistiti. La necessità di gestire questi pazienti implica, insieme alle nuove tante terapie oggi disponibili per il diabete mellito di tipo 2, implicano che le terapie stanno diventando sempre più complesse, sia per numero di farmaci che per combinazione e per scelta dei farmaci stessi. Questo ragionamento, no, a parte queste due considerazioni, ci porta a due conclusioni. I medici di medicina generale hanno bisogno e devono impegnarsi nei prossimi anni in queste tre cose. Che sono innanzitutto una strada che abbiamo già intrapresa anche come Società Italiana di Medicina Generale, cioè quella dell'integrazione con i centri di diabetologia. È un percorso che è già in atto da parecchi anni, da parecchio tempo, ma è evidente che più questa integrazione sarà importante, sarà forte, e più i medici di medicina generale saranno aiutati nel risolvere quelle complessità terapeutiche che derivano da queste nuove e tante terapie per il diabete. Un'altra opportunità è quella, e quindi i medici di medicina generale è opportuno che poi partecipino, è quella di fare parte dei gruppi di ricercatori per la sperimentazione, per la farmacoutilizzazione, la farmacosorveglianza dei farmaci innovativi, e chiaramente i farmaci per il diabete sono al primo posto, iniziative come quelle recentemente proposte da AIFA, anche relativamente ai farmaci per il diabete. E l'ultimo importante capitolo è quello su cui i medici devono impegnarsi, in generale devono impegnarsi, quello dell'aggiornamento e della formazione. Tanto più ci sono nuove terapie, tanto più c'è complessità, tanto più c'è bisogno di aggiornarsi, quindi le occasioni sono tante. Una di queste è quella in cui oggi noi siamo presenti, che è il 20° congresso della società, dell'Associazione Medici Diabetologici, un congresso ricco di tantissimi spunti anche dal punto di vista terapeutico, dei farmaci, dei nuovi farmaci, ma anche, ho il piacere di ricordarlo, la nostra rivista Media, una rivista che coniuga due di quegli importanti aspetti di cui ho precedentemente parlato, cioè la necessità dell'aggiornamento insieme all'integrazione con il mondo della diabetologia. Una rivista che è nata ormai da 15 anni, che è un fiore all'occhiello per entrambe le società scientifiche, molto apprezzata, che è ricchissima appunto di questi spunti che sono rivolti non soltanto alla medicina generale, anche ai diabetologi,
ma anche in certi punti della rivista al paziente. Infatti all'interno della rivista noi eroghiamo delle pillole per i pazienti affetti da diabete per meglio consigliarli su come aderire a queste complesse terapie, che per aiutarli nella risoluzione di queste complessità di cui ho parlato.